Benvenuti a tutti su MTTube, io sono Paolo Canepa e questo è il canale di Musicoterapia da Guardare. Con questo video inizio una nuova serie dedicata all'armonia funzionale della musicoterapia e, nello specifico, in questo primissimo tutorial di questa serie parlerò di una cosa basilare: le note e le alterazioni. Abbiamo detto armonia funzionale alla musicoterapia. Che cosa si intende con questo termine? Semplicemente alcune nozioni di base legate all'armonia che ci permettono di sapere quello che stiamo facendo e perché lo facciamo quando stiamo accompagnandoci con uno strumento, quando stiamo improvvisando, quando stiamo componendo una canzone o un pezzo all'interno del nostro incontro di musicoterapia. Le note musicali. Quante sono le note musicali? Beh, cominciamo a sfatare una grande leggenda, nel senso che noi tutti siamo cresciuti fin da piccoli pensando che le note musicali sono sette. Addirittura c'è una canzone bellissima che tutti i bambini imparano, che è quella che fa do se do una cosa a te, re se c'era, eccetera, 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 che ci convince al 100% che le note sono sette. In verità questo va bene come semplificazione assoluta quando stiamo cercando di insegnare la musica a dei giovani uomini o donne che stanno crescendo, ma per noi un po' meno. Sappiamo quindi fin dalla tenera età che le note sono sette. Sappiamo anche che i loro nomi sono Do, Re, Mi, Fa, Sol, La e Si. Come vi ho anticipato, questa però è un po' una bugia. Difatti le note non sono sette. Le note della scala di Do, sì, sono sette, ma le note in assoluto non sono sette. Dire con precisione in assoluto quante sono è un po' complesso, perché questo dipende dal periodo storico in cui stiamo vivendo, dipende dalla cultura geografica in cui siamo inseriti. Diciamo che, per semplificare un po', altrimenti non finiamo più, per noi europei, dopo Johann Sebastian Bach, le note sono 12. E quali sarebbero queste 12 note? Andiamo a vedere un po'. Beh, 7 le sappiamo, sono quelle che abbiamo imparato fin da piccoli: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La e Si. Poi ce ne sono altre 5 che invece hanno dei nomi strani: Do diesis, Re bemolle, Re diesis, Mi bemolle, Fa diesis, Sol bemolle, Sol diesis, La bemolle e La diesis, Si bemolle. Quindi hanno tutte un doppio nome. Quindi le 12 note complete saranno Do, Do diesis, Sol, Re bemolle, Re, Re diesis o Mi bemolle, Mi, Fa diesis sol bemolle, sol sol diesis la bemolle, la diesis o si bemolle e si. Giusto per intenderci e per semplificarci un po' la vita, le cinque note che non abbiamo imparato da piccoli sono esattamente i tasti neri del pianoforte. Anche la chitarra però sembra fatta apposta per spiegarci e farci vedere bene queste 12 note. In particolare la seconda corda della chitarra, voi vi ricordate che abbiamo visto in un tutorial dedicato alla chitarra, che le corde si contano dal basso, quindi la prima è il Mi, la seconda è il Si. Bene, se la suoniamo libera, senza nessun dito della mano sinistra che schiaccia, che fa pressione sul manico, ha come nota il Si. Se invece poi noi cominciamo a progressivamente schiacciare con l'indice o un altro dito sui vari tasti, andiamo proprio a fare le 12 note che abbiamo appena scoperto. Ogni tasto è una di queste 12 note, come vedete nella figura. Abbiamo visto che queste 5 note nuove hanno un nome strano: Do diesis, Re bemolle. Si tratta delle alterazioni. Il segno del diesis l'abbiamo imparato bene perché lo usiamo anche come segno di cancelletto sul telefono. E poi c'è l'altra alterazione che si chiama bemolle, che è una piccola B. Prima di concludere questo tutorial, volevo lasciarvi con una curiosità. Quando noi scriviamo le note sul pentagramma, con la chiave di violino, le cinque righe, il segno di alterazione, il diesis, lo mettiamo prima della nota. Come vedete, lì c'è il diesis e per chi è musicista, poi quella pallina, quel cerchio è un Fa. Quindi diesis, Fa. La stessa cosa si può dire per il bemolle: prima mettiamo il bemolle e poi c'è la nota, che in questo caso è un Mi. Quindi, se io dovessi letteralmente leggere quello che vedo, dovrei leggere bemolle Mi. Quindi la scrittura anticipa l'alterazione e poi mette la nota, ma
Ma quando invece poi noi pronunciamo o scriviamo con la siglatura internazionale, è il contrario, cioè si pronuncia prima la nota e poi l'alterazione. Bene, io ho finito, vi saluto, vi do appuntamento a fra pochissimo perché ho già un altro tutorial pronto perché devo recuperare un po' con questa armonia funzionale della musicoterapia. Se non vi siete iscritti al mio canale potete cliccare qui sulla mia faccione. Se ancora poi non avete visto i tutorial dedicati alla chitarra funzionale e alla musicoterapia, potete cliccare qui su questo rettangolo e automaticamente sarete proiettati nella playlist. Come diceva la mia nonna, suonate in pace. Ciao!